significato di questa mostra è un significato molto profondo, per tanti motivi. Primo perché è legato alla storia dell'Enciclopedia d'Arte Italiana, siamo arrivati alla quarta edizione, ed è una mostra che è stata pensata, ideata e creata attraverso un dibattito, un confronto che ci fu diversi anni fa, parliamo nel 2013, con Giorgio Ramella. Giorgio Ramella che è l'ideatore e il fondatore dell'Enciclopedia d'Arte Italiana, se vogliamo, e nacque proprio questa idea di voler creare una mostra che non fosse piena di artisti e di quadri, ma che fosse una selezione degli artisti che hanno sposato la filosofia dell'Enciclopedia d'Arte Italiana, e attraverso questa selezione la possibilità è quella di creare una mostra che li rappresenti attraverso l'esposizione di tre opere a testa, quindi un tre opere che danno l'opportunità di cogliere il significato, la ricerca. Il mio processo creativo nasce da una visione e procede verso un unico concetto, la rappresentazione del mistero. Ciò che rende diversa la mia arte sono i colori. I colori devono essere decisi, forti e devono rendere la gioia della fede. Il mio lavoro è un viaggio tra materia, forme e colori per creare una sinergia di emozioni e sentimenti che portano l'osservatore oltre l'immagine. La mia collezione Memory dei dollari hanno una doppia lettura, si vedono con una luce bianca i dollari e con una luce wood delle frasi nascoste. In questo caso appunto Memory che ricorda la memoria fondamentale per tante cose. In questi quadri rappresento luce, trasparenze e in queste sculture cerco la tridimensionalità. Ho presentato queste tre opere, La luce del caos, L'urlo della natura e Il teatro dei ricordi, come un messaggio che do a questo mondo, altrimenti se non facciamo qualcosa non ci resterà più niente. Benvenuti a tutti, 8 sguardi di autore, è una mostra molto importante, cercherò di sottolineare quelli che sono gli aspetti che rendono davvero molto importante questa mostra. Uno degli aspetti importanti è il fatto che qui siamo in un museo privato, importante, in centro Milano, e quindi io sono molto onorato di poter presentare una mostra qui. L'ho fatto diverse volte, tutte le volte è un'emozione perché la Sala delle Razzi è un posto meraviglioso, come tutti sapete, quelli che hanno già frequentato le mostre qui. Siamo qui al Museo d'Arte e Scienza di Milano, dove viene rappresentato l'evento 8 sguardi di autore. La location è molto interessante, in questo momento siamo nella Sala degli Arazzi, che rappresenta un'esposizione di tappeti molto particolari. Questo è un momento veramente di commozione, soprattutto per il fatto di ricordare quelle che sono state le mostre che aveva organizzato Giorgio sempre in questo museo e che rendeva protagonisti gli artisti, ovviamente, no? Come oggi io vedo la Nicole Ferrari, Paolo Perizzoli, e poi la Alessia e poi la De Paulis, non lo vedo? Ah, eccoci qua. Mi dispiace che sia assente sia la Maria Luisa Genta perché è malata e anche Serenni perché invece aveva la mamma malata, sono altri due artisti che si sono presentati qui, poi la Roberta Bissoli e forse di dimentico qualcuno, Anna Ceppi, ecco, assolutamente, li ho tutti nella mente perché li ho sentiti, abbiamo comunicato per la preparazione di questa mostra, quindi direi che i protagonisti siete voi, quindi sono gli artisti, sono loro. È la quarta edizione di 8 sguardi di autore, noi siamo l'Enciclopedia d'Arte Italiana e siamo molto contenti e fieri di aver potuto esporre i nostri artisti e le sculture, le opere dei nostri artisti in questa bellissima location. Molto significativo il fatto che oggi inauguriamo nel 25 novembre del 2023, cioè un giorno che è dedicata alla celebrazione per la lotta contro la violenza sulle donne. Questa mostra non ha alcuna attinenza a quel tema, ma ho voluto sottolineare il fatto che nell'Enciclopedia d'Arte Italiana il comparto donna
è veramente molto corposo. Anche questa mostra, 6 su 8 sono donne straordinarie, la cui espressività esplode in tutta la loro forza espressiva, creativa. È davvero un grande onore per me presentare questa mostra con questa componente femminile così corposa. Il Museo d'Arte e Scienza è lieto e felice di ospitare ancora una volta questa bellissima esposizione, 8 sguardi d'autore, organizzata dall'Enciclopedia d'Arte Italiana, da Rita Ramella, in memoria del marito Giorgio Ramella e con l'aiuto anche del figlio Filippo Ramella. Siamo lieti e felici di ospitare di nuovo 8 sguardi d'autore perché ha rappresentato per noi anche nel passato eventi importanti. L'aprire il museo a delle mostre d'arte contemporanea è giusto, aumenta la visibilità del museo e richiama un pubblico più ampio. Però bisogna stare attenti anche che il livello delle opere esposte sia alto. Ed ecco che l'Enciclopedia d'Arte Italiana in questo è fondamentale perché fa un lavoro di selezione, quindi collaborando con loro, collaborando con Alberto Moioli, il curatore dell'Enciclopedia d'Arte Italiana e appunto Rita Ramella e Filippo Ramella, abbiamo la possibilità di garantire uno standard e una qualità delle opere, soprattutto l'importanza degli artisti del livello che noi ricerchiamo.